sindaco, è un segnale forte il collana per Napoli, per lo sport. Adesso c'è bisogno che la regione ve lo dia. Ecco, questa è la nostra richiesta, fatta a Caldoro senza esito. La rifacciamo a De Luca, perché è un impianto troppo importante e strategico per la nostra città. Ce ne vogliamo pigliare cura noi e sistemarlo. In attesa della regione, comunque, ho chiesto all'assessore allo sport comunque di migliorarlo noi, anche senza titolo vogliamo migliorarlo, almeno il campo e la pista d'atletica. Non possiamo aspettare ancora, perché già abbiamo fatto uno sforzo enorme per tenerlo aperto nonostante la regione, per sistemare alcune cose, metterlo in sicurezza, sistemare l'impianto di illuminazione, ma non ci accontentiamo. Il collana merita di più e noi siamo qua per metterci grande impegno e grande passione. Vedete tutti questi bambini, questi ragazzi, i tantissimi anche adulti che usano il collana merita altro. Finora la regione non solo ci ha abbandonato, ha anche ostacolato un certo percorso. Ci auguriamo che De Luca la faccia in modo diverso, ma non possiamo aspettare ancora a lui. Ieri Renzi parlava di una possibile sospensione di De Luca, la Severino deve valere per tutti, però bisogna capire come sospendere un presidente che non è stato ancora insediato all'interno della regione. È una domanda da fare a Matteo Renzi, grazie. Sindaco, dal collana al San Paolo, la polemica di questi giorni con De Laurentiis, che l'ha definito uno sbarbatello. Però a pagare sono i napoletani. Stamattina mi ha fatto a barba, effettivamente. A pagare sono i napoletani che dicono quando finirà questa storia. Basta, no? Basta. Noi lavoriamo, non ci fermiamo. Non ci fermiamo, andiamo avanti, il sindaco ha una parola sola. Ovviamente i patti li devono rispettare entrambi e il presidente non può non rispettare l'impegno preso, punto. Quindi noi lavoriamo senza polemiche, senza cadere in provocazioni, testa bassa, carte a posto, interesse per la città, non ci interessano altre cose, punto. Sì, è una città da record nonostante il sindaco, sì. Una città da record. Grazie al sindaco. No, scherzo, è una città da record. Ma perché Napoli è straordinaria, i napoletani credono in questa rivoluzione che parte soprattutto dalla bellezza e dalla cultura di Napoli. All'inizio, lo dissi all'inizio del mio mandato, noi punteremo soprattutto sull'orgoglio napoletano, sulla bellezza di Napoli, sul popolo napoletano, sull'umanità. All'inizio qualcuno ci ha preso un po' in giro, ora è la città d'Italia che più cresce in termini di turismo. Grazie ai napoletani, il sindaco ci mette solamente un grandissimo impegno, grande passione, grande onestà, senza cadere a compromessi e stando fuori da un sistema marcio, perché il sistema è ancora troppo marcio all'interno delle istituzioni. Io mi tengo molto fuori da quel sistema e sto in mezzo alla gente, perché la gente vuole il cambiamento e io andrò in quella direzione.